bello di questo appuntamento radiofonico qui su Radiolinea numero 1, che prende il nome di una poltrona per due, che insomma tratta anche argomenti seri, sì, per il 0,01%. Vabbè, grazie di aver fatto questa disamina del nostro programma in mezzo secondo. Questo è uno di quei momenti, amici, attenzione. Attenzione. Bene, attenzione. Attenzione. Ecco, no, questo aspettavo. Lettera al sindaco di Roma a mia moglie. Sono le parole scritte sul blog da Andrea Severini, che uno potrebbe dire chi è. Chi è? Chi è? Andrea Severini è il marito del sindaco di Roma, cioè Virginia Raggi. Ma attenzione. Attenzione. Perché i due, come ha confermato lei, perché sono sempre le donne che mettono in chiaro certe cose, guarda che io non ci sto più con mio marito, ok? Prima dicevi nelle curiose notizie che l'uomo soffre più della donna. Infatti, visto che sono di Roma. Sì. E loro sono di fatto separati. Però lui ha mandato attraverso il social un affettuoso messaggio che si chiude con quattro parole. Attenzione. Mi manchi da morire. No, ma c'è proprio il messaggio. Ma l'avevo preparata, c'è il messaggio, c'è. Eccolo qua, Andrea Severini, guarda che cosa scrive. Va bene, ok. Allora, ecco. Fatemelo vedere almeno. La dici. Vedere. Andiamo, lui c'ha un blog. Andreaseverini.wordpress.com, okay. E ha scritto una lettera. E dice: ciao, sei il primo sindaco donna della storia di Roma. Ti rendi conto? Quello che ho sempre saputo si è realizzato. Che gioia e che emozione. Ho pianto di felicità. Dai, un uomo che piange, ma riprenditelo, cara amica. La lettera è lunghissima adesso, sì. Insomma, però. Una cosa ancora, mi manchi da morire, tuo marito Andrea. Però tuo marito, lui si crede ancora marito, ma lei lo ha già scaricato. Lei non ha detto sapere. Che non stanno più insieme, ma lui le ha scritto: mi manchi da morire. Sindaca, riprendilo! Sindaca, dai! Ma che lo vogliamo far morire sto tizio, dai, ma allora. Poi questi tempi non si sa mai. Ma sei sindaca, riprendilo, no? Dai, su. Amici, dai, su. Mandiamo amici. Un messaggio, mandateci dei messaggi con su scritto sindaca, riprendilo. Sì. Noi rigireremo tutti alla ma sindaca. Ma anche perché noi qui a una poltrona per due vogliamo che le storie abbiano sempre un lieto fine, no? Dai, ma che facciamo? Dai. Che aspettiamo la prossima intervista che lei dice: no, non posso, sto con Nacio. No! No, non va bene. Nacio uno Palacio. Che si chiama Ercole anche, dai, no, magari. Nacio Palacio, istruttore sì. di Kizomba, non no. è bello, dai, su, dai. E la nuova sindaca, ma no, dai, ma su, perché? Dai. Riprendilo, sindaca sì, di Roma, sì, dai. Sì, sì. Dai. Bene, dai, grazie, Virgi. Grazie. Lui la chiama Virgi l'ha chiamata. Bene, allora noi torniamo tra poco dopo questa storia lacrimosa, sì, se sì, vi è sì. piaciuta ditecelo, se non vi è piaciuta. Non importa. Non importa, faremo di meglio la prossima volta.